Una giornata di attesa che si è chiusa con una doccia fredda. Il decreto ad hoc per riavviare la produzione negli stabilimenti del gruppo Riva Acciaio è rinviato a data da destinarsi. Non manca la volontà politica, ma sono state sollevate eccezioni sulle procedure. Insomma, i destini di 1.400 lavoratori del gruppo, 400 solo a Verona, sono appesi a un cavillo burocratico. Ore di riunione tra il ministro allo sviluppo economico Flavio Zanonato, il rappresentante del gruppo Riva Bruno Ferrante e il custode giudiziario delle 13 società sequestrate Mario Tagarelli si sono chiuse con un nulla di fatto. Si discuteva di approvare una modifica alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale introducendo l'articolo 104 ter. Sfuma tutto quindi e ad oggi l'unica arma in mano al gruppo Riva è insistere sull'obbligo di legge di garantire la prosecuzione delle attività per convincere il GIP a sbloccare i fondi 45 milioni di euro che invece finirebbero nel Fondo Unico di Giustizia e che comunque anche una volta sbloccati andrebbero gestiti dal custode giudiziario. Sullo sfondo anche un nuovo spettro per l'Italia che potrebbe vedersi sanzionata per i troppi permessi ambientali concessi ma non monitorati. Insomma, il governo è impegnato in una doppia corsa contro il tempo per far ripartire il gruppo Riva ed evitare le sanzioni europee annunciate per la prossima settimana. E intanto si annuncia anche una manifestazione di tutti i lavoratori del gruppo nella capitale già dall'inizio della prossima settimana. Questa doccia fredda rischia di arroventare il clima già atteso tra i lavoratori.